L'ecobonus premia i lavori in ambienti riscaldati. L'agevolazione fiscale per gli interventi sul risparmio energetico degli edifici, ecobonus ordinario, consiste in una detrazione IRPEF e IRES con percentuali variabili da 50 all'85% e si applica alle spese sostenute fino alla fine del 2024 per i vari interventi agevolati: pannelli solari, termici, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali e orizzontali, finestre, riqualificazione energetica generale degli edifici. Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 devono essere rispettati i requisiti di risparmio energetico indicati dal decreto del MISE 6 agosto 2020, che impone anche la verifica di congruità della spesa. L'ecobonus ordinario può essere fruito da tutti i soggetti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Gli interventi devono essere effettuati su immobili con queste caratteristiche. Devono essere edifici esistenti, possono essere edifici di qualsiasi categoria catastale e destinazione d'uso. Devono essere ambienti riscaldati, tranne per i pannelli solari termici, i generatori a biomassa e le schermature solari. In caso di demolizione e ricostruzione non è possibile beneficiare dell'ecobonus se l'edificio è costituito da unità immobiliari non riscaldate. Se è solo una delle unità immobiliari a non essere riscaldata, il computo metrico dovrà considerare questa esclusione in proporzione all'intero edificio. Per verificare l'esistenza di un impianto di riscaldamento, da 4 agosto 13 con la conversione in legge del decreto legge 63/13, non si deve più fare riferimento alla definizione di impianto termico riportata al punto 14 dell'allegato A del decreto legislativo 311/2006, ma a quella dell'articolo 2 del decreto legge 192/2005. Inoltre, dall'11 giugno 20 è stata data una definizione anche di impianto di riscaldamento anche per le imprese. Grazie alla risoluzione 34 del 2020, l'ecobonus ordinario spetta su tutti gli immobili, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come strumentali per natura o per destinazione e registrati in contabilità tra le immobilizzazioni, beni merci, cioè registrati tra le rimanenze di magazzino patrimoniali, cioè le abitazioni patrimonio dell'articolo 90 del TUIR, le quali sono immobilizzate, non strumentali né per natura e né per destinazione. Tutti i bonus possono essere fruiti anche se i lavori vengono effettuati solo su una pertinenza e indipendentemente dal fatto che l'intervento interessi anche il relativo edificio principale. Per l'ecobonus però è necessario che nella pertinenza vi sia un impianto di riscaldamento, costituito anche da un caminetto o una stufa a legna. Considerando che non è usuale il riscaldamento di un box, l'ENEA ha sottolineato che va verificata che la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale. Va quindi verificato che la presenza del riscaldamento di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e o allo strumento urbanistico che impedirebbe l'utilizzo di incentivi. Gli interventi agevolati con l'ecobonus ordinario sono quelli indicati nell'articolo 1 del comma 344 e 347 della legge 296 del 2006. Cappotti, finestre, pannelli solari per l'acqua calda, schermature solari, caldaie, pompe di calore, eccetera. Il principio di attrazione degli interventi di categoria inferiore a quelli di categoria superiore, previsto per il bonus casa, si applica anche all'ecobonus. Pertanto la detrazione può essere aumentata da 50 al 110% per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché necessari agli interventi per il risparmio energetico. Non sono infatti agevolati con la detrazione maggiore gli interventi minori non direttamente interessati dall'intervento di riqualificazione energetica, in quanto
Il principio di attrazione si applica solo per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato. Tra le spese ammesse alla detrazione dell'ecobonus possono essere comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. Il concetto è stato ribadito anche nella recente circolare dell'8 luglio 2020, numero 19E, nella quale è stato detto, a titolo di esempio, che sono comprese tra le spese agevolate anche quelle sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante al pavimento. Restano escluse dal beneficio le spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall'intervento di riqualificazione. L'individuazione delle spese attratte dalla detrazione maggiore, perché connesse a questi interventi, deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Per poter beneficiare dell'ecobonus è necessario aver sostenuto le spese nei periodi di imposta agevolati, che per l'ecobonus ordinario vanno in generale dal 2007 al 2024. Per individuare il periodo di sostenimento della spesa vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese. Per le spese sostenute dal 2011 la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per usufruire dell'ecobonus ordinario la procedura è più complessa rispetto a quella necessaria per il bonus casa IRPEF del 50%, in quanto oltre al consueto bonifico cosiddetto parlante serve anche l'asseverazione di un tecnico abilitato dei requisiti tecnici dei lavori eseguiti e della congruità delle spese con il computo metrico. L'attestato di prestazione energetica finale, APE, e l'invio della scheda tecnica dell'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il bonifico parlante poi non deve contenere solo la causale del versamento. Il codice fiscale del beneficiario del bonus e il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'impresa, ma per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 20 in poi anche il numero e la data della fattura che viene pagata. Solo per l'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre 20 con lavori a cavallo tra un anno e l'altro, l'articolo 4,1 quarter del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 prevede che il contribuente possa iniziare da subito ad usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che attesti che i lavori non siano ultimati. L'aver condizionato la detrazione immediata a questa attestazione ha permesso di considerarla una scelta e non un obbligo. In ogni caso, se i lavori sono terminati lo scorso 31 dicembre 2022, si è obbligati ad iniziare la detrazione dell'ecobonus nel modello redditi o nel 730 riferito al 2022. Per l'ecobonus con lavori iniziati dopo il 6 ottobre 20, invece, il nuovo decreto requisiti del MISE del 6 agosto 20 non prevede, per i lavori a cavallo d'anno, un'analoga disposizione a quella contenuta nell'articolo 4,1 quater DM 19 febbraio 2007. L'inizio della detrazione dell'ecobonus dunque dovrebbe essere un obbligo e non una scelta a partire dai modelli relativi all'anno del pagamento, come accade già per il bonus casa. In ogni caso, per l'ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2022 non è più necessario, ai fini della detrazione diretta di questi acconti, che il contribuente attesti in carta libera che i lavori non saranno ultimati al 31 dicembre dell'anno, in quanto questa condizione è prevista solo dall'articolo 4,1 quarter del decreto 19 febbraio 2007, riferito soltanto all'ecobonus per i lavori iniziati prima del 6 agosto 2020.
La spesa massima su cui può essere applicato il bonus mobile del 2023 è 8.000 euro. La legge di bilancio ha parzialmente neutralizzato la riduzione a 5.000 euro prevista dalla manovra dello scorso anno. Perciò i limiti attuali sono 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022, 8.000 euro nel 2023, 5.000 euro nel 2024. Legge istitutiva dei bonus mobili impone di scomputare le spese sostenute nell'anno precedente e riferibili alla stessa operazione. Ad esempio, se un contribuente spende 6.000 euro nel 2022 per l'acquisto agevolato degli arredi, quest'anno gli restano 2.000 euro di spese agevolabili. Il bonus mobili spetta solo ai contribuenti che beneficiano della detrazione sul recupero edilizio del 50%. Per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria nei singoli appartamenti e siano iniziati dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello in cui avvengono gli acquisti agevolati. Quindi, per sfruttare il bonus mobili nel 2023 è necessario che l'intervento edilizio sia iniziato dal 1 gennaio 2022. Se è cominciato prima, quest'anno non si ha diritto all'agevolazione. Per dimostrare la data di avvio dell'intervento edilizio ci sono diverse possibilità. Usare le abilitazioni amministrative necessarie ai lavori, ad esempio la CILA, ricorrere alla comunicazione preventiva alla ASL, predisporre una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà quando l'intervento ricade nell'attività edilizia, in sostanza un'autocertificazione firmata dal contribuente. Il bonus mobili spetta anche a chi acquista una casa che si trova in un fabbricato interamente ristrutturato da un'impresa di costruzioni. In questo caso la data di riferimento è il rogito o l'atto di assegnazione per le cooperative edilizie. Se l'atto è stato eseguito dal 1 gennaio 2022 in poi, si possono acquistare gli arredi con l'agevolazione fino alla fine del 2023. Il bonus mobili è una detrazione IRPEF ed è pari al 50% della spesa agevolata. Si recupera in 10 rate annuali in dichiarazione dei redditi e non può essere oggetto di cessione del credito d'imposta o di sconto in fattura. Il beneficiario però potrebbe benissimo aver ceduto il credito d'imposta relativo ai lavori presupposto. Ciò non fa venir meno il diritto ai bonus mobili. Il pagamento agevolato può essere fatto con bonifico ordinario, bancomat e carte di credito. Non sono ammessi pagamenti in contanti o con assegno. Il limite di spesa riguarda una singola unità immobiliare residenziale e le sue pertinenze. Perciò chi effettua interventi su due abitazioni può beneficiare di due plafond di spesa agevolati. Si parla comunemente di mobili, ma la detrazione si applica anche sull'acquisto dei grandi elettrodomestici ad alta efficienza. La pagella energetica degli elettrodomestici è stata ridefinita dal 1 gennaio 2022, classe minima A per i forni e per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.